Aqui é o Cotoro Rito, eu queria fazer um vídeo pra vocês. Eu vim trazer esse jogo de horror. É um jogo italiano. Vou deixar mais informações aí na descrição. Desenvolvedoras, esse jogo foi lançado esse ano, tá? Tô jogando a versão de PC em Full HD. E vamos ver de qual é que é. Ver Marta está morta. Vou estar jogando pela primeira vez com vocês aí, então espera tomar sustos aí. Ciao, sono Giulia. Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi, da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra. Quando fui mandata a stare dalla tata. Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la Dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia, ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la Dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no! Allora io mi sento più tranquilla, io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo? Marta è con la mamma, puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì, mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la Dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella. Bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la Dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, o dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago.
Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Il rullino. Aprire la macchina. Togliere il rullino vecchio. Mettere il rullino nuovo. Chiudere la macchina. Caricare. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. C'è
C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Interessante. Ma è una persona. Devo aiutarla. Bom, na manete aqui já tá. Ero inorridita all'idea che qualcuno potesse essere annegato nel mio lago. Era il mio mondo quello. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Mi perdevo nei miei pensieri e quel risveglio fu terribile. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Era mia sorella. Mia sorella gemella. Ed era morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Devo stare calma. Marta non è morta. Non è possibile. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. Va tutto bene. Tutto andrà bene. Devo stare qui. Non è possibile. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi, Marta. 26 febbraio 1923. Tutto bene? Ti sei fatta male? Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere Marta. Per sempre. Jogo interessante, hein, galerinha? Bastante diálogo. O gráfico tá muito, muito bonito.
vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. L'eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. Di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La mamma ha sempre qualcosa da fare per tutti. Beleza, agora a gente pode movimentar ela, né? Tá bem interessante. Un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Luglio 1944. La nostra famiglia, commossa, vi è vicina in questa grave circostanza. Ernesto e famiglia. 17 luglio 1944. Nel cordoglio che ci unisce, siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la prematura perdita di Giulia. Monsignor Attilio D. 17 luglio 1944. Ministero della Guerra. Direzione Generale, leva sottufficiali e truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore, inviandovi sentite condoglianze. Il Tenente Colonnello Relatore. Non c'è motivo di telefonare ora. Interagir aqui, né? Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Já começou a escuridão no castelo. I bastoni del babbo sono bellissimi, ma non so dire perché mi hanno sempre fatto paura. Mettami scurine. Dà pa' correre? No. Dà pa' dà, sì. Sai, fuori non tem jeito, né? Tá bem bonito. Olha, tá bem detalhado, hein? O que eu achei mais interessante, galera, é poder ver os pés, os braços, não queria ficar com aquela câmera flutuando. Isso dá mais imersão no jogo, nesse estilo aqui. Tá mal, hein, filho? Il babbo deve essere sconvolto. Lui mi vuole bene, e vederlo soffrire per la mia morte. Posso almeno accendere io le candele e lasciare che il sonno lo conforti un po'. L'oboe del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme, le rare volte che era a casa. La giove che ti scuro pa' cassetti.
Só tem uma coisa que não tá muito legal. Quando hai fatto, potresti venire a prendere i fiori, per favore? Oppure manda Marta. Non ha un attimo di pace. Anche in un momento come questo, non riesce a stare ferma un solo istante. Io e Marta. L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Questo pittore era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. Quando la mamma chiede una cosa, non si scappa. Il babbo, la mamma e i nonni materni. Sembra quasi impossibile che il babbo sia un soldato. Sarebbe stata più adatta la mamma, se non fosse stata una donna. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Ma onde vou colocar isso aqui? Che succede? Chi ha chiuso la porta? Erich, svegliati. Ti sembra il caso di dormire? Proprio qui. Come? Sì, devo essermi addormentato. Di cosa parlano? Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia? Tua figlia? Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta! Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda! Tu che non puoi aver figli! Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene! Morta! Qualcuno l'ha uccisa! Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto! Lo capisco, cosa credi? Se non lo capisco io, sempre problemi, solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente! Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Lo hanno fatto per colpire me. E così, sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. È con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco Erich Kappa è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti.
La mamma non sembrava soffrire molto. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta, ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io, e sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. Tô escolhendo o caminho, tá, galerinha? A face dela e colocando no nosso rosto, tá certo. Load diferente com essas imagens aí, ó. Interessante. Só tá. Uma coisa que eu não gostei, a renderização dele tá demorando muito em se atrás de renderização, mas é do próprio jogo, tá? Era solo un sogno. Un orribile sogno. Quella donna. Il volto di mia sorella. Vorrei che tutto fosse un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. E invece il letto è vuoto. E questa è la realtà. Manda.
Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora? Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. Ok, qua. Meu amigo, que esquadro lindo, viu? Benza Deus. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. Imagina se acordar de manhã cedo e tem um esquadro assim maravilhoso. Que legal. Ancora favole spaventose. La nostra bellissima casa. Nonostante tutto, però, preferisco essere qui. I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Questo vestito è solo per le grandi occasioni. Esigente. Dá pra entrar de janela? La cassetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Addosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e Lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marta assieme a lui. La collezione di farfalle che mi ha regalato il babbo. Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. Ehi. La tata con me. O forse era Marta. Nessuno se lo ricorda. Per oggi sono già vestita. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Beleza. Apri la borsa. Tá, bolsa de Júlia. Objetos. Chaves. Ah, vamos ter mapa. Oh. Não podemos explorar, então. Opa. Tem coisa, hein? Aqui. Tá lembrando bastante Fatal Frame, hein? Vamos ver aqui. É. Tem uma hortinha e tal. Lá tem os álbuns. Registro. Objetivo. Câmera. Ok. Mais nada aqui, né? Mais nada, tá trancada.
Calendario. È il 18 luglio. Avviso. Sono circa le 9:30. Prima di uscire dalla camera sarebbe meglio che mi guardassi un po' meglio in giro. Che mai sì. Andiamo lì. La tata mi verrà presto a trovare. I libri e i giochi di quando ero piccola. Ancora mi piace averli con me. Il mio vestito. Quello che Marta indossava quando... Ok. Vedrete perché? No. La nuova bascia. La chiave della mia cassettina. Il mio diario. Luglio 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con l'Apo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me. Almeno per ora. Luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore. E vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia. E ultimamente neppure fare il bagno. Ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. Stiamo bene. Per la colazione. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Va bene, non la sveglio. Accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. Ok. Si sgozza questo sporco sbarlinetto, eh? No, non chiamo il diario, no. Che bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo. Sta se fazendo la irmã morta, né? Porque a gente vai descobrindo e alguém vai ajudando, né? I quadri a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. Peraí. È chiusa. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? Da bambina, quando sono stata qui con la tata, questa era la mia camera.
La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo, non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza vederla lì, è come se... Non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Il babbo ha ragione, comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Feroce assassino a San Casciano. Giulia Cappa, giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Si incasciano le storie. No? Vedo tutto? È pronto. Questi sono i nostri vigneti. Mio padre li ama talmente che li fotografa in continuazione. Mi piaceva guardare la tata che cucinava e rimediavo sempre un sacco di cose buone. L'inferno di Dante illustrato da Doré. Sempre cose allegre. Vecchie fotografie che il babbo aveva fatto a questa casa. Casa? Casa no, eh? Oggi Bonsi, nel giorno di Sant'Alessio, la battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti anglo-americani. La Nostra Signora del Carmelo, compagnia del Falchirm Regiment, contrattaccava ieri costringendo i Firenze, alla ritirata. 15 luglio 1944. Generale Eric Cappa. Inviamo, come da accordo pregresso, materiale di comunicazione criptato militare. L'apparecchio deve rimanere nascosto e segreto. Heil, Feldmaresciallo. Karl H. Questi fucili da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Li deve aver lasciati qui la tata. Então a gente vai meio que investigar também, né? Tá, será que tá pra ir lá pra fora? Siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai. No? Passe, foi estranho, hein? Lorenzini Merceria. 5 metri stoffa cotone grigio, 6 metri stoffa lino bianco, 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero, 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata?
potrebbero servirmi. Tinha umas três doses ali, você não pegou, você preferiu pegar a tesoura. La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. Medicinali di mamma. Gli faranno bene. È sempre così, un gioco di terror, a gente nunca va con l'arma, né? Sempre va con qualcuna coisinha. Il nostro vino, di cui il babbo è tanto orgoglioso. E sempre vai com as piores coisas, né? Ou com as menos coisas possível. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura. Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usarla quando vogliamo. Questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa. È vecchio, ma funziona ancora. Lui ha sempre adorato tutto ciò che è tecnologico. Prima di poter usare l'ingranditore dovrei scattare una foto. Le vasche per stampare sono tre: sviluppo, primo risciacquo e fissaggio. Il secondo lavaggio direttamente nel lavandino. Beleza. Tentando entender por que que tem essas cadeiras meio paradas aqui, né? Tá, o jogo salva automaticamente, então não precisa esquentar a cabeça nisso. Questi tavoli da lavoro mi affascinano. Mi piacerebbe imparare a lavorare il legno. Qui il marito della tata costruiva le mie bambole. Le marionette con cui giocavo venivano fatte qui. Non l'ho mai saputo. Mi dicevano che le portava una fatina. Non ci credevo, ma era bello. Deixa eu ver. Tem alguma coisa che non si può migliorare qui? Tirada essa estranha. De repente deu uma girada estranha aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Quando ero piccola, queste botti sembravano enormi. Pensavo che avrei potuto vivere dentro una di esse. Da per interagire. Bora dar uma explorada, né? Música.
tante foto del babbo. Chissà chi sono queste persone. Mercato. Entrai aqui. Não. 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 Que coisa estranha, só mexendo o brilho. O jogo deu uma bugada. Galerinha, acho que deu pra gente estragar o jogo. Eu acho que tem bastante diálogo. É um pouco devagar. Ao menos assim, esse inicial. É bem devagarzinho, mas ele parece um pouco mais de investigação. Tá me parecendo um horror, um terror, daquele tomar susto, nem nada não. Bem de boa. Eu acredito que a renderização tem que melhorar. Mas não sei, grande. Sombra, tá legalzinha. Não sei, Glenn, se vocês têm gostado ou não. Deixe aí nos comentários. Um tapa no like. E é isso aí, Glenn. Fator 83 tem aqui. Falou, até mais. Fui.
Mm-hmm.